Il governo del centro storico cittadino si apre alla partecipazione. All'ospedale della Pace si è tenuta nel pomeriggio un'assemblea fra le parti istituzionali e le associazioni territoriali per modellare collegialmente il nuovo strumento di pianificazione che disciplinerà la gestione del centro storico UNESCO. All'incontro hanno preso parte, fra gli altri, il Comune, la Soprintendenza Archeologica, il Demanio, le Università Cittadine, l'Accademia di Belle Arti, la Curia. I ruderi che sono su via Marina tra la sede della Federico II e l'orientale di Napoli. Per il legittimo e importantissimo contrasto agli abusivi come acqua. Fra le principali azioni già avviate dal Comune vi sono il percorso di riqualificazione del Real Albergo dei Poveri, le norme che limitano l'apertura di nuovi locali di cibo e bevande, il monitoraggio degli affitti brevi e delle attività di bed and breakfast.